Punjabi Hari. Gopi Jana Vallabha Hiri Bhaktadhari Yashodhanangana Raja Jana Yamuna Tira Tara Srimad Bhagavatam ki jai. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityan Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Jai Srimad Bhagavatam, siamo arrivati al quinto verso del quinto capitolo e terzo canto, discorsi tra Maitreya e Vidura. Karoti karmani kritavataro Yani atmatantro bhagavam striadisham Yathasasar jagraidam niriham Samstapya vrittim jagato vidhatte Karoti, compì karmani, attività trascendentali, krita, accettando, avatara, manifestazioni divine, yani, tutte quelle, atma tantra, sufficiente in se stesso. Bhagavan, Dio la Persona Suprema, Triadisha, il Signore dei tre mondi, Yatha, come Sasarja, creò Agre in primo luogo, Idam, questa manifestazione cosmica, Niriha, sebbene privo di desideri, Samstapya, stabilendo, Vrittim, mezzi di sostentamento, Jagata, degli universi, Vidhate, come egli regola. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. O grande saggio, ti prego,
spiega come il Signore Supremo, maestro dei tre mondi e controllore di tutte le energie, indipendente e libero da ogni desiderio, appare nella forma dei diversi avatar e crea la manifestazione cosmica con leggi perfettamente coordinate per assicurarne il mantenimento. Ripeto, o grande saggio, ti prego, spiega come il Signore Supremo, maestro dei tre mondi e controllore di tutte le energie, indipendente e libero da ogni desiderio, appare nella forma dei diversi avatar e crea la manifestazione cosmica con leggi perfettamente coordinate per assicurarne il mantenimento. Spiegazione. Sri Krishna è Dio, la persona suprema e originale, da cui emanano i tre avatara responsabili della creazione, cioè i Purusha avatara, Karana Navasai Vishnu, Garbhodakashai Vishnu e Kshirodakashai Vishnu. L'intera creazione materiale si effettua in fasi successive, mediante questi tre Purusha e sotto la direzione dell'energia esterna del Signore, che in questo modo controlla la natura materiale. Credere che la natura materiale abbia una sua indipendenza è come credere di poter estrarre del latte dalle appendici carnose a forma di mammelle che pendono dal collo della capra. Il Signore è indipendente e libero dal desiderio. Non crea il mondo materiale per la propria soddisfazione, come noi creiamo una casa per soddisfare i nostri desideri materiali. In realtà, il mondo materiale è creato per il godimento illusorio delle anime condizionate, che da tempo immemorabile si sono opposte al servizio trascendentale del Signore. Gli universi materiali sono completi in se stessi. E non vi manca niente per assicurare il mantenimento degli esseri, ma a causa della loro scarsa conoscenza, i materialisti si preoccupano non appena la popolazione terrestre sembra aumentare. Non sanno che quando un essere appare sulla superficie della Terra, il suo sostentamento è immediatamente assicurato dal Signore. Le altre specie viventi, che sono molto più numerose degli uomini, non si preoccupano mai del loro mantenimento. Eppure è raro vederli morire di fame. Solo l'uomo si preoccupa del suo cibo e, per mascherare i suoi errori nel modo di governare, adduce come scusa la sovrappopolazione. Se c'è una mancanza in questo mondo, è la mancanza della coscienza di Dio. Altrimenti, per la grazia del Signore, non manca nulla. Karoti, Karmani, Kritavataro, Yaniatma Tantro, Bhagavam Striadisha, Yata Sasajagra Idam Niriha, Samstapya vrittim jagatovidatte. O grande saggio, ti prego, spiega come il Signore Supremo, maestro dei tre mondi e controllore di tutte le energie, indipendente e libero da ogni desiderio, appare nella forma dei diversi avatar e crea la manifestazione cosmica con
con leggi perfettamente coordinate per assicurarne il mantenimento. Om Agyana Timiram Dasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamascha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sagana Raghunatam Vitam, Dansajivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana Saitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam, Sagana Lalita, Shri Vishakam Vitamascha. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Srila Prabhupada ki Jai. Continuano le domande di Vidura a Maitreya Rishi e questo è un incontro molto importante che ha fatto la storia dell'umanità. Questa è la vera storia dell'umanità, è la storia che ha lasciato un segno indelebile, la storia che si studia solitamente ha lasciato un segno in termini di confini geografici, di costruzioni, di palazzi. Nel migliore delle ipotesi, ha lasciato delle leggi, no? Che si studiano e che governano le nazioni. Ma invece questi incontri hanno fatto la storia del genere umano per quanto riguarda la vera evoluzione, l'evoluzione ultima. Prema Pumartho Mahan, quindi portare un essere vivente, perché gli esseri viventi iniziano la loro storia dalle specie acquatiche, no? C'è una lentissima evoluzione fino alla forma di vita umana, e nella forma di vita umana è raro colui che si avvicina ai principi del Dharma, ancora più raro chi diventa un ghiani, tra i ghiani rarissimo che diventa un mukta, e tra i mukta è rarissimo chi si avvicina a Krishna con un sentimento di amore e devozione, quindi Bhakti Amam Abhijanati Yavanjas Chasmitattvata. Solo con la Bhakti si può conoscere veramente Krishna. Quindi qui Vidura sta portando questi insegnamenti che sono la chiave reale per aprire le porte del mondo spirituale, perché il mondo spirituale è protetto dal giusto sentimento. Se non c'è il
il giusto sentimento nel mondo spirituale non si entra. Quindi, per arrivare ad aggiustare i nostri sentimenti, a purificarli, dobbiamo seguire un metodo di purificazione, altrimenti non è possibile. Altrimenti siamo presenti come Adi, in questo momento è presente, ma solo col corpo, anche col cuore di sicuro, però già arrivo. E quindi noi possiamo essere presenti con la forma di vita umana, possiamo essere anche arrivare in questa lenta evoluzione all'associazione dei Vaishnava, ma se non calibriamo bene, se non purifichiamo il nostro sentire, quindi il nostro essere, anche se siamo nell'associazione dei Vaishnava, vogliamo il latte, come faceva Adi, che adesso è uscita, no? Non era presente, anche se era presente, in realtà non era cosciente dell'importanza dell'argomento trattato. E quindi anche noi possiamo correre quel rischio, cioè essere presenti col corpo, ma con la mente essere altrove. E siccome è un rischio concreto, gli acharya vengono in soccorso delle anime e li portano, e le portano in questa lenta evoluzione fino al raggiungimento della perfezione. E vediamo che qui Vidura ci offre l'esempio, e cioè quando incontra Maitreya Rishi non arriva subito a chiedere a riguardo di Krishna e dell'aspetto intimo della relazione con Krishna. Più tardi Vidura, Maitreya Rishi dirà a Vidura: Krishna mi ha lasciato delle istruzioni specifiche per te, no? Ma glielo dirà più avanti. Vidura in questo momento sta, prima ha glorificato nei due versi precedenti, ha glorificato Maitreya spiegando le qualità dei puri devoti che viaggiano nell'universo così, per diffondere amore e devozione, per risvegliare in ultima analisi le anime che sono assopite e portare la loro attenzione nella realtà vera, perché fino a quando noi dormiamo, anche se siamo presenti, non ci siamo, stiamo sognando. Quindi, se noi siamo il mondo materiale è il grande sogno di Vishnu. Quindi chi vive in questa dimensione sta dormendo ad occhi aperti, ma non è sveglio alla sua vera identità, alla natura spirituale e al mondo spirituale, perché è coperto dall'energia illusoria. Così, se noi arriviamo all'associazione dei Vaishnava, che è l'associazione più preziosa che ci sia in questo universo materiale, ma se non siamo svegli, e cioè se i nostri sentimenti non sono sintonizzati in modo appropriato, rischiamo di perdere l'essenza di questi insegnamenti e quindi non riusciamo. È come a scuola dicono non dormire sul banco, cioè il professore insegna, ma uno dorme, esce, suona la campanella, non ha imparato niente. Così noi rischiamo di entrare nell'associazione dei Vaishnava, ma non essere attenti al messaggio. Allora, per arrivare a questa piena attenzione, quindi essere
sviluppare il giusto sentimento bisogna seguire Mahajana Yena Gatasa Panta, bisogna seguire la strada tracciata dagli Acharya. E che strada ci indica Vidura? Che non chiede subito a riguardo dei passatempi più intimi di Krishna, ma inizia dalla creazione. E infatti spiega, e nel verso di oggi dice: dimmi a Maitreya Rishi come Karoti Karmani Kritavataro, quindi come gli avatara di Krishna in questo mondo materiale si adoperano per fare in modo che la manifestazione cosmica funzioni in modo appropriato, no? Krishna viene definito Triadisha qui. Triadisha vuol dire il signore dei tre mondi. Ma Krishna non è il signore dei tre mondi, perché Krishna nel mondo non ha niente a che fare col mondo materiale. Lo fa attraverso Kritavato, questa parola, Kritavataro, lo fa attraverso gli avatara. Nella spiegazione, Srila Prabhupada entra maggiormente nel dettaglio di chi sono questi avatara. Quindi Karana Dakashai Vishnu, o Karna Navasai, sinonimo, e Garbo Dakashai Vishnu e Kshiro Dakashai Vishnu. Queste descrizioni ci sono in queste parole di Vidura, sono già state nelle parole di Brahma, nel secondo canto, poi nel primo canto, poi ci saranno nel quarto canto, in tutti i canti dello Srimad Bhagavatam, tutte le grandi personalità in epoche totalmente diverse, talvolta in pianeti diversi, in dimensioni diverse, riportano le stesse conclusioni, e cioè che la manifestazione cosmica ha origine da Karana Dakashai Vishnu, che è un'espansione di un'espansione di un'espansione di Krishna. Ma io non l'ho mai letto nei libri di scuola, non l'ho mai visto alla televisione. Ho capito, ma nei libri di scuola e della televisione non avevano mai scoperto i giganti che adesso stanno scoprendo. Allora cosa vuol dire? Che prima non c'erano i giganti, c'erano anche prima, non li avevano mai scoperti, non avevano mai parlato. Come si fa ad arrivare a comprendere queste verità se il Signore Supremo è Adoksaja, colui che è al di là della portata dei nostri sensi, e noi non possiamo pensare di comprendere Adoksaja con i nostri sensi e la nostra mente. Dobbiamo purificare i nostri sensi e la nostra mente e sintonizzarli sulla vibrazione di Adoksaja. Allora la verità si manifesta. E il modo per attuare mettere in funzione questo metodo è l'ascolto. L'ascolto dello Srimad Bhagavatam, che ti dice che ci sono gli avatara, Karana Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu, Kshiro Dakashai Vishnu. Chi ci crede che ci siano? Parliamoci francamente. Noi non ci crediamo, cioè a diversi livelli non ci crediamo, perché uno entra nel servizio di devozione, ma se si faceva se si faceva di intossicanti e mangiava la carne fino all'altro ieri, come fa, perché si è messo un doti o un sari, a credere in Karana Dakashai Vishnu? È un'utopia, cioè praticamente parlando non è possibile. Ci vuole un atto di fede. Quindi, Ado Shraddha, all'inizio ci vuole fede, ma com'è la nostra fede? È proporzionale al nostro avanzamento spirituale, alla nostra purificazione. Quindi, praticamente parlando, è rasente allo zero. Quando entriamo nel Sadhu Sangha, la nostra fede è minima. Quindi, noi iniziamo ad ascoltare queste informazioni, Triadisha, gli avatara.
E un altro aspetto qui che mette in luce è Atma Tantra, che vuol dire soddisfatto nel sé. Quindi noi ascoltando queste informazioni cominciamo Jai Jagannath Baladeva Srimati Subhadra Ki Jai Sheshinitai Gaurachandra Ki Jai. È come imparare una nuova lingua, no? Come fai a imparare una nuova lingua? Devi capire che la A in italiano è diversa dalla A in inglese. Allora ti devi mettere lì a imparare un nuovo alfabeto e che l'inglese e l'italiano hanno lo stesso alfabeto. Se poi impari un'altra, il turco o l'hindi o qualche altra lingua, poi lì devi imparare proprio addirittura anche l'alfabeto scritto diverso. Devi entrare in un'altra dimensione in pratica. Ma chi si sforza fin dall'inizio, infatti. Chi è più avvantaggiato per imparare le lingue? Chi ne sa, chi le conosce già più di una? Se impara la terza è più avvantaggiato. Se impara la quarta, chi è questo personaggio che sapeva 72 lingue perfettamente, ho visto? Così, perché più ne impari e prima riesci a memorizzare tutte le varie. I vari aspetti della lingua. Così noi dobbiamo imparare una nuova lingua. Ah, Karana Dakshay Vishnu, Garbo Dakshay Vishnu, Kshiro Dakshay Vishnu. Ma chi lo dice? Lo dice Vidura, lo dice Maitreya Rishi, lo dice Narada Muni, Brahma, Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Sarasvati, tutti gli Acharya, Krishna. Ti basta? ti basta per aumentare un pochino la tua fede in queste informazioni e aumentare il tuo impegno per purificare ulteriormente i tuoi sensi e la tua mente, perché solo attraverso questa purificazione potrai accedere realmente a questa conoscenza. E questo è il percorso della Bhakti. Noi entriamo ad o Shraddha, un pochino di fede, poi piano piano questa fede aumenta. Poi gradualmente cominciamo a sintonizzarci su queste frequenze. Allora la prima volta senti Karana Dakshay Vishnu, non sai nemmeno come si pronuncia, no? Poi piano piano impari la pronuncia e cominci ad avere questa fede. Poi scopri che. Come si chiamava quella santa di Bingen? Ildegarda di Bingen, che lei entrava in questi trance mistici e ha lasciato delle testimonianze scritte e arrivava a vedere il Signore Supremo ed era blu. E andiamo a vedere Karana Dakshay Vishnu ha una forma completamente della nuvola carica di pioggia, quindi c'è la possibilità, poi un giorno ci sarà la possibilità di accedere direttamente, ma il Bhakta che pratica correttamente il Bhakti Yoga sotto la guida del maestro spirituale, a un certo punto sviluppa così tanta fede nel maestro spirituale e in Krishna. Yasya deve parabhaktir yata deve tata guru tasyaite katita hirta prakashante mahatmana a coloro che hanno una fede per Krishna in Krishna e altrettanta nel maestro spirituale tasyaite katita hirta prakashante mahatmana la verità la conclusione di tutti gli shastra viene automaticamente rivelata. Quindi lo sforzo che all'inizio è quello di vedere, è quello di capire, è quello di afferrare con i nostri sensi imperfetti, gradualmente si trasforma nel desiderio di servire. Atta Shri Krishna Namadi, Nabhaved Grayam Indriyai, Sevon Mukhe I Jiva Do Swayameva Spurati Ada. Anche questo verso spiega chiaramente questo concetto, cioè noi non possiamo capire Krishna con questi sensi limitati, il nome, la forma, quindi il nome e la forma, no?
queste forme. Da Sri Krishna Namadi, a partire dal nome, Nabhavet Grayam Indriyai, non sono accessibili. Sevon Mukhi Jivado, ma se noi impariamo, sotto la guida del maestro spirituale, a impegnare i nostri sensi a partire dalla lingua, e la lingua per il nuovo Bhakta è l'udito, perché deve imparare ad ascoltare molto e parlare poco. Nel mondo materiale tutti vogliono parlare un sacco, no? So io come quel giocatore lì doveva metterlo in panchina, so io, tutti allenatori sono, no? E uno parla, parla e parla. C'è questa tendenza al prajalpa costante. Perché questa spinta viene dal falso ego, che si identifica con la materia, e quindi, siccome noi siamo particelle di Krishna, abbiamo un potenziale illimitato. Quando siamo coperti dalla natura materiale, questo potenziale illimitato si trasforma, si traduce in una illimitata illusione. Quindi uno più è caduto e più vuol dire la sua. Infatti, se vediamo i cani, wow, wow, wow! Cioè, cosa stanno facendo un cane quando abbaia? Sta parlando, sta dicendo: io, questo è tutto mio, fuori di qua. Però non sa nemmeno parlare, no? Perché l'anima proprio si identifica attraverso il falso ego e continua a parlare, ma a vanvera, perché in realtà non sa niente. Cosa sa quel cane? È convinto che quel territorio gli appartenga. Ed è così convinto che se entri nel suo territorio, t'azzanna anche. È capace di fare anche quello, ma corrisponde alla realtà dei fatti? No. Così il Bhakta impara a parlare poco e ad ascoltare tanto. Jiva Do vuol dire a partire dalla lingua, quindi impegna la lingua come gli insegna il maestro spirituale, e cioè per far vibrare suoni trascendentali. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ma sottolinea, il maestro spirituale impara a cantare senza offese, perché se canti con le offese, quel canto non produce i risultati desiderati. Quali sono i risultati di un buon canto? Che poi il devoto non ha molta voglia di parlare, ma ha molta voglia di ascoltare, perché scopre che è l'ascolto il mezzo per sviluppare la visione, e parla solo se gli viene chiesto di parlare dal maestro spirituale, altrimenti preferisce ascoltare. E perché? Perché ascoltando noi cominciamo a capire chi è Krishna. Atma Tantra è soddisfatto nel sé, Krishna non ha problemi, Krishna non deve né lamentarsi né trovare soluzioni ai problemi dell'esistenza, né risolvere questioni politiche. Krishna è Atma Tantra. E Triadisha è il signore dei tre mondi. Quindi qui si riferisce a Karana Dakshay Vishnu, Garbo Dakshay Vishnu. E Karana Dakshay Vishnu, dai pori della sua pelle emanano un'infinità di universi, e in ogni universo una espansione di Karana Dakshay Vishnu entra nella forma di Garbo Dakshay Vishnu, e dal fiore di loto che spunta da questo lago che c'è. Si crea questo lago nel suo ombelico, che dici, ma un lago, sì, ma l'ombelico di Garbo Dakshay Vishnu è parecchio vasto. Quindi spunta questo fiore di loto dal quale appare Brahma. E Brahma, anche lui, voleva capire, no? Vedere, non capiva e non vedeva, quindi si stava dando da fare per riuscire a capire, a vedere, ma poi arriva questa due sillabe, tapa, tapa, compi austerità, fermati, ascolta. Allora Brahma si siede in meditazione, 1000 anni degli esseri celesti, e
A quel punto, dopo essersi purificato, gli arriva il darshan di Vishnu che gli mostra il mondo spirituale, i pianeti Vaikunta, e quindi lui entra in questa dimensione e grazie a questa visione poi può creare le forme che ci sono nel mondo materiale. Ecco perché nel mondo materiale le forme sono a immagine e somiglianza, no? Del mondo spirituale, perché Brahma vede, ha questa visione del mondo spirituale e crea le forme con la sua intelligenza e la sua potenza, dà origine alle forme in questa dimensione. Allora, se noi seguiamo questa strada dell'austerità, la nostra intelligenza si purifica. Quindi prima voleva capire tutto, controllare tutto e sapere tutto, e sapeva tutto. Poi, siccome purifichiamo la nostra mente e la nostra intelligenza, Krishna usa la nostra intelligenza per farci vedere come stanno in realtà le cose. Quindi che deve essere una conoscenza rivelata, che ci viene rivelata attraverso le pagine degli Shastra, e nella terza riga dice Yatha Sasar Jagra, e il Signore Supremo cosa fa? Crea. Ma uno potrebbe dire, ma perché crea se non ha desideri? Sembra una contraddizione. Perché in questo mondo uno perché si fa una casa? Perché ha il desiderio di espandere Atha Griha Kshetra, come spiega un altro verso dello Srimad Bhagavata, Pumsam Striha Mituni Bhava Metat. E questa unione, Pumsa Striha, dell'uomo e della donna, fa nascere questo nodo nel cuore, no? Questo attaccamento, e da questo attaccamento, Bhava Metat, Tayor Mita Ridaya Granti Mahur, Atha, dopodiché nasce Griha, la casa. Quindi la casa è l'espansione del desiderio di questa coppia. Griha Kshetra, il campo d'azione, nel mondo odierno è il lavoro. Suta Apta Vitta, i figli, i parenti, le ricchezze, tutto espansione del desiderio, no? Quindi se Jai Jagannath Baladeva Srimati Subhadra Ki Jai Shishinitai Gorachandra Ki Jai. Se non ha desiderio il Signore Supremo, perché crea? E qui viene spiegato che lo fa non per un proprio desiderio personale, ma lo fa per dare la possibilità alle anime che popolano l'universo materiale di vivere in questa dimensione di separazione, e offre loro una possibilità infinita di vivere in modo autonomo, apparentemente, e indipendente. Quindi questo è il significato della parola, mi sembra, Niriha. Niriha, sebbene privo di desideri, il Signore Supremo, Sasarja, significa creò, agré in primo luogo. Allora, e poi Samstapya significa stabilendo. Infatti, noi quando glorifichiamo Srila Prabhupada diciamo Samstapa Kacharya, si usa più in India questo modo. Samstapa Kacharya Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, perché significa che ha stabilito, è il fondatore. Samstapa Kacharya è la traduzione di fondatore Acharya, no? E conoscendo il Signore Supremo, conosciamo anche i puri devoti, perché vibrano sulla stessa frequenza. Quindi, perché il Signore crea? Per dare la possibilità alle anime, e crea tutto perfettamente, perfettamente regolato, no? La manifestazione è perfettamente regolata in accordo al desiderio del Signore e alla natura materiale. Queste due
Questo connubio dà origine a tutto quello che noi vediamo. Ma l'errore che può fare un'anima condizionata è di vedere, come fanno tutti gli scienziati, i ricercatori, vedono che tutto è perfettamente regolamentato da leggi, no? La legge di qua, la legge di là, tutte le scoperte che fanno la chiamano la legge e danno il loro cognome. Di solito, no? Così pensano, ah, così poi diventerò famoso e fra 100 anni, 200 anni, la legge di Newton, no? Sarà sempre la legge di Newton. Ma quella legge esisteva già prima, lui l'ha solo, se n'è solo accorto, eh? Così tutto è perfettamente controllato, ma in origine dal desiderio del Signore Supremo. Non è la natura materiale che agisce in modo autonomo. E qui fa l'esempio che viene utilizzato spesso di queste false mammelle che sembrano delle mammelle ma non producono latte. Quindi la natura materiale senza l'intervento a priori del Signore Supremo non ha nessuna possibilità di svilupparsi, come una donna non può avere un figlio se non c'è l'intervento dell'uomo, no? Così la natura materiale non può, non ha autonomia in questo senso, non ha la possibilità di generare niente senza l'intervento del Signore Supremo. E il Signore Supremo come fa a impregnare la natura materiale? Attraverso lo sguardo. Quindi attraverso lo sguardo entra il fattore tempo e entrano una moltitudine di esseri viventi, e tra questi ci siamo anche noi, che abbiamo la fortuna di avere la forma di vita umana, quindi non stiamo né cinguettando né abbaiando, per fortuna, e siamo arrivati qui Atato Brahma Jigyasa. Adesso che sei arrivato qui, cosa ne vuoi fare della tua forma di vita umana? E se noi purifichiamo i nostri sensi e seguiamo il sentiero tracciato dagli Acharya, possiamo cominciare a capire perché il Signore Supremo Samstapya Vrittim Jagato Vidatte crea la natura materiale, l'ha fatta proprio per noi, per darci la possibilità di avere un sperimentare una felicità illusoria vivendo indipendentemente dal Signore Supremo, tra virgolette indipendentemente, perché non siamo mai indipendenti, perché la natura materiale, Maya Dhyakshena Prakriti, la natura materiale agisce sotto la supervisione del Signore Supremo. Quindi anche chi vive nella natura materiale ha all'apparenza vive in modo autonomo, poi scopre dopo che in realtà è strettamente collegata. Allora noi, ascoltando queste pagine dello Srimad Bhagavatam, possiamo capire i desideri del Signore Supremo e possiamo capire anche i desideri dei puri devoti. Perché? Perché anche Srila Prabhupada Samstapa Kacharya ha fondato, andava, lo leggiamo nella Lilamrita, era in un posto e stava stabilendo Mayapur, Bombay e Vrindavana. Uno potrebbe dire, ma è un megalomane, no? Che vuole case dappertutto, palazzi dappertutto, vuol diventare famoso, ha scritto fondatore Acharya dappertutto, si fa chiamare Srila Prabhupada, no? E abbiamo letto l'altro ieri dei suoi confratelli che lo criticavano. Perché? Perché l'invidia. L'invidia non è lungimirante, l'invidia fa vedere solo quello che sta succedendo, e quindi come fanno gli scienziati, la legge di qua, la legge di là, ma non riconoscono il legislatore, magari diventano anche così accurati, attenti, e scoprono attraverso tutta la tecnologia che mettono a punto la perfezione di tutte le leggi, ma non riconoscono il legislatore. È l'invidia che gioca questo
brutto scherzo, e così anche chi pratica il servizio di devozione, se non sta attento e quindi non è sveglio alla verità che viene data dagli acharya, rischia di praticare il servizio di devozione con le offese, di cantare il santo nome con le offese, di fare l'adorazione con le offese, eccetera. E a parada, noi questo termine lo traduciamo offesa, ma in realtà a parada, abbiamo detto altre volte, è una mancanza di attenzione che genera l'insoddisfazione di Krishna. Genera l'insoddisfazione di Krishna. È come se una persona ci offre qualcosa di buono e ci sputa sopra, no? Tieni questo bel piatto e comincia a parlare sul piatto, no? È buonissimo, è buonissimo, e contro luce vedi gli sputi di quello che parla, che va sul piatto e non si mette la mascherina e ti dice buonissimo, hai ancora voglia di mangiarlo, hai visto tutti gli sputi che sono entrati nel piatto, non è che c'è, vabbè, chiudi un occhio, alle volte ne chiude, ma se uno esagera con le offese diventa immangiabile, dici guarda scusami ma ho un impegno urgente, mettilo in frigo, magari un'altra volta ci incontreremo. Così Krishna, se noi non impariamo le regole del servizio di devozione, non impariamo a cantare bene Hare Krishna, non impariamo bene ad associarci con i Vaishnava, quel servizio, invece di diventare un servizio, diventa un disservizio. Quindi si chiama disservizio devozionale. Che cosa, cosa pratichi? Il disservizio, interessante, ma diventa un disservizio, sì, è come se tu vai e guidi la macchina malamente, invece di arrivare a destinazione ti fai del male e rischi di fare del male agli altri, era meglio che andavi a piedi. Così, se noi pratichiamo il servizio di devozione in modo incosciente di Krishna, quel servizio non si chiama servizio di devozione, si chiama disservizio di devozione. E allora, cosa facciamo? Vediamo l'invidia, non liberiamo il nostro cuore dalla lussuria, dall'avidità, dall'invidia, e allora vediamo che i Vaishnava che praticano il servizio di devozione, filtriamo le loro azioni attraverso la nostra visione. Quindi pensiamo, ecco, vedi, sta facendo così perché ha un gran falso ego. Sta facendo così perché vuole essere al centro della situazione. Ha scritto fondatore Acharya Srila Prabhupada perché voleva diventare famoso, ma lui l'ha scritto perché sapeva dove stava arrivando, perché Krishna nel cuore gli dava le istruzioni e sapeva che doveva educare i suoi discepoli a servire il loro maestro spirituale, anche al costo di apparire presuntuoso, anche al costo di apparire non umile, no? Non umile. E quindi noi possiamo capire il Signore Supremo se ci sintonizziamo sulla stessa frequenza, altrimenti tutti questi nomi per anni e anni, Karanadaka, Vishnu, sì, ma fammi vedere il telegiornale, va che lì dicono qualcosa che ha senso. Io come faccio a credere in Karanadaka Shai Vishnu? Hare Krishna, Hare Krishna. Si canta il mantra, ma non c'è fede, non c'è reale fede. Allora, se vogliamo che questa fede sia reale, dobbiamo impegnarci in questo ascolto attento. Anche controvoglia, perché quante volte io leggendo lo Srimad Bhagavatam, dove si parlava degli avatara, una parte di me diceva: questo proprio non riesco, no?
non è così attraente, non aveva gusto. E a questo proposito c'è un verso della Chaitanya Charitamrita dove Krishnadas Kaviraj Goswami dice: Siddhanta Baliya Chitte Nakare Alas Yahaite Krishna Lage Sudrida Manas. Dice: Siddhanta Baliya Chitte, non siate pigri nel capire il Siddhanta. In questo caso il Siddhanta è comprendere gli avatar, no? Nel verso di oggi è comprendere gli avatar, e Srila Prabhupada spiega quali sono, la loro funzione e perché noi dobbiamo fare un atto di fede in ultima analisi per comprendere qualcosa che è al di là della portata dei nostri sensi. E Krishnadas Kaviraj Goswami dice: Siddhanta Baliya Chitte, Nakare Alas, non siate pigri. Sforzatevi. Karana Dakashai Vishnu. Proviamo a ripetere. Karana Dakashai Vishnu. Garbo Dakashai Vishnu. Kshira Dakashai Vishnu. Chiamato Kshira Dakashai Vishnu perché è sdraiato sull'oceano di latte. Ah, ma è latte a lunga conservazione? Cioè, come facciamo noi a capire che c'è un oceano di latte dove si sdraia Vishnu? Bisogna fare un atto di fede, a lunghissima conservazione. Allora, Yahaite Sudrida Nischoi, Yahaite Krishna Lage Sudrida Nischoi. Se invece di essere pigro tu impari queste nozioni, stai praticando il servizio di devozione, quindi stai impegnando i tuoi sensi e la tua mente al servizio di Krishna sotto la guida del maestro spirituale. E questo servizio, come dicevamo prima, Jiva, com'è che avevo detto? Asci Krishna Namadi, Nabhavet Graya, Sevon Mukhe Ijivado, a partire dalla lingua, che per noi. Però adesso abbiamo usato anche la lingua, abbiamo ripetuto questi termini, ma è a partire soprattutto dall'ascolto, rafforziamo la nostra fede in Krishna. Quindi la differenza fra leggere lo Srimad Bhagavatam da neofiti e leggere lo Srimad Bhagavatam da Uttamadhikari qual è? Che il neofita, praticamente parlando, non crede quasi nemmeno a una parola di quello che viene che è scritto. Ha una fede così esigua che sì, un pochino ci crede perché nell'associazione di devoti Krishna nel cuore gli dice: guarda che qui ci sono le informazioni, ma è proprio minima, no? Invece la fede del devoto avanzato è completa, quindi gli basta ascoltare queste informazioni e vede Krishna. Perché? Perché queste sono le informazioni di chi vede realmente. Quindi non gli serve vedere Garbo Dakshai Vishnu, lo vede attraverso l'ascolto. E il Paramatma nel cuore, che è Kshiro Dakshai Vishnu, perché il Paramatma è l'espansione di Kshiro Dakshai Vishnu che entra nel cuore di ogni essere e ti dice nel cuore: Jai, finalmente hai capito come si fa. Ah, si fa così. Ah, allora se canto ancora meglio domani il mantra, capirò ancora di più. Jai. Allora quando canti invece di dormire. O di spaziare chissà dove con la mente, con tutti i desideri, ma farò, sarò, costruirò, ma tutti i nostri desideri materiali non sono sintonizzati con i desideri di Krishna. Quindi alla fine si traduce in un niente di fatto. Anche il desiderio stesso è un niente di fatto. Anche se lo mettiamo in pratica e costruiamo qualcosa, se c'è la spinta dei desideri materiali, si traduce in un niente di fatto, verrà polverizzato. Se invece noi sviluppiamo desideri spirituali, i nostri desideri sono già realtà. Come il desiderio, abbiamo letto ieri nella Lilamrita, era in una capanna Prabhupada. Viveva in una capanna, cioè ci rendiamo conto, ed era il 1972, era già
L'acharya aveva già templi in tutto il mondo, avrebbe potuto starsene comodo a Los Angeles e in altri templi, invece era in una capanna a Mayapur, ma nella capanna non è che si lamentava perché c'erano le zanzare, insieme ai suoi intimi devoti diceva: qui si costruirà una città di Vaishnava, un tempio incredibile e verranno da tutto il mondo. Ma chi ci poteva credere in quel momento? Ma i devoti intimi lo conoscevano così tanto ormai, avevano così fede e avevano visto che la sua visione era così potente che diventava realtà, allora facevano un atto di fede. Già, Prabhupada, se lo dici tu, si avvererà. Ma qual è l'atto di fede reale? Non nel credere nelle parole del maestro spirituale, ma nel servirlo. Servire, cioè credere significa servire. Poi si traduce nel servizio, perché Prabhupada di questa città non ha costruito niente. Ha solo visto e parlato, tutto il resto l'hanno fatto i suoi devoti. Ma i devoti che avevano Yasyadeva Parabhaktir, Yatadeva Tathaguru, avevano questa fede implicita in Krishna, il maestro spirituale, Tasyaite Katita Hirta Prakashante Mahatmana. Gli veniva rivelata la conoscenza nel cuore. Quindi noi, se seguiamo l'esempio di Vidura e applichiamo la nostra intelligenza per comprendere queste verità, stiamo servendo Prabhupada. Non c'è differenza fra essere nella capanna nel 72 e in questa sala nel 2023 o via internet nel 2024, perché magari qualcuno ascolterà nel 2024. È questione di coscienza. E allora, se noi mettiamo in connessione la nostra coscienza con la coscienza di Krishna, allora sviluppiamo le stesse qualità di Krishna e la stessa visione di Krishna. Significa che i nostri desideri diventano come. Allora come faccio a servire la missione di Prabhupada? Perché Prabhupada qui non ci ha mica chiesto di costruire il tempio a Mayapur. Sì, in minima parte ogni libro che diamo, forse un centesimo di quel libro. No, forse, sicuramente, perché una minima parte di tutti i libri che distribuiamo va per costruire il tempio di Mayapur. Quindi tu dai un libro, la persona ti dà 5 euro, un centesimo va, e tanti centesimi fanno euro, tanti euro fanno centinaia e migliaia di euro. Hai contribuito, dai un libro, hai contribuito anche a Mayapur. Ma più direttamente Krishna, attraverso le autorità del nostro movimento, ci sta dicendo: tu dove sei? Prima di tutto, dove sei col cuore e con la mente? Sei con la mamma, con la fidanzata, con tutti i tuoi desideri materiali, o sei qui in coscienza di Krishna? Allora, se sei qui in coscienza di Krishna, sei ben posizionato. Se sei altrove, sei ancora confuso da mai. Allora, la pratica del servizio di devozione serve per arrivare qui, Brahma Jighyasa, alla forma di vita umana, cosciente di Krishna. Ma se sei qui con la forma di vita umana e sai che c'è un gran bisogno di diffondere la coscienza di Krishna, cosa ti metti a fare? Il business con Krishna? Allora do un po', ma il resto lo tengo per me. Questo è il servizio, non è ahaitukī apratīyatā, non è incondizionato e ininterrotto, e quindi non può soddisfare realmente l'anima. Solo il servizio ahaitukī apratīyatā, yāyātmā suprasīdati. Noi non dobbiamo fare i commercianti con Krishna, perché Krishna possiede tutti i tre mondi, cosa se ne fa delle nostre briciole? No? Invece noi dobbiamo avere questo sentimento di totale resa, o se non ce l'abbiamo dobbiamo arrivarci, questo è lo scopo. E cosa posso fare per servire la missione di Srila Prabhupada? E c'è un bisogno enorme di devoti che hanno questo atteggiamento. E
e anche di devoti che magari sono più attaccati, hanno più riserve e dicono va bene, allora una parte la metto e l'altra parte va bene, basta essere onesti però e ammetterlo, perché se uno gioca la parte si mette nella posizione del puro devoto perché gli fa comodo. E poi però dentro mantiene gli attaccamenti, si crea una schizofrenia, si crea una spaccatura. E questo non rende attraente la coscienza di Krishna, né per chi vive in questa spaccatura e né per le persone che vedono, perché capiscono che in realtà sì, è vestito da sadhu, ma ha gli attaccamenti di un super materialista. Mentre un altro potrebbe essere vestito da super materialista e avere il distacco più totale di un sadhu. C'è l'esempio di, come si chiamava, quel Vaishnava che poi è diventato Pundarika Vidyanidhi, era il maestro spirituale di Gadadhar Pandit, e quando Gadadhar Pandit l'ha visto la prima volta ha fatto delle offese perché l'ha giudicato dall'aspetto esteriore, no? E poi in realtà quando Pundarika Vidyanidhi sentiva parlare di Krishna andava in estasi. Quindi non è l'aspetto esteriore che è importante, è dove siamo con la coscienza. Quindi, non, se ci ritroviamo in questa fase che stiamo facendo i conti, no? Cosa do a Krishna e cosa tengo per me? Bene, è meglio di chi non è cosciente di Krishna per niente. Però poi anche Krishna fa i conti con noi. Allora, se tu ti tieni tutti i tuoi attaccamenti, tutti i tuoi possedimenti, poi non ti lamentare se non sei felice in coscienza di Krishna. Non ti lamentare se non riesci a entrare veramente nell'associazione dei devoti. Non ti lamentare se non hai la forza di alzarti per cantare Hare Krishna, o se canti Hare Krishna e la mente è altrove. Krishna è infinitamente gentile e misericordioso, ma non è sciocco, no? Cioè, ci vede bene e sa come reciprocare col devoto. Allora, noi chiaramente siamo in questa fase, no? Di purificazione e quando cantiamo Hare Krishna possiamo cantare con questo spirito. Se tu canti e non hai il desiderio di cantare, con purezza puoi chiedere a Krishna, guarda, non ho il desiderio, ti prego, dammi il desiderio di cantare puramente. E se non hai nemmeno quel desiderio, allora puoi dire, Krishna, guarda, non ho nemmeno quel desiderio. Però in qualche modo Krishna ascolta le nostre preghiere, se siamo sinceri. E allora scopriamo che, come diceva Chaitanya Mahaprabhu, Bharata Bhumite Manushya Haila Har Janma Sartaka Kari Kari Kara Upakara. Lo scopo della forma di vita umana, Bharata Bhumite, questo è un ordine che ha dato Chaitanya Mahaprabhu a tutti gli abitanti di Bharata, dell'India. No? Tu che sei nato a Bharata, nella terra di Bharata, fai il vero bene. Jamma Sartha Kari Kara Upakara. Qual è il vero bene? È la diffusione della coscienza di Krishna. Noi non siamo nati in India, ma abbiamo avuto la fortuna di nascere, di rinascere nella Ciuta Gotra, che è la dinastia di Krishna. Quindi è come se fossimo nati in India, e se dedichiamo tutte le nostre forze e i nostri desideri purificati, la nostra volontà, le nostre parole, i nostri pensieri, le nostre azioni al servizio di Krishna, allora soddisfiamo veramente il desiderio di Sri Chaitanya Mahaprabhu. E allora potremo capire veramente lo stato d'animo di Vidura. Chi era Vidura? Poi lo spiegherà più avanti
Maitreya Rishi, che era Yamaraj, che era stato maledetto da Mandavya Muni, questo Muni che aveva fatto un peccato quando aveva 5 anni, aveva infilzato una formica, e allora al momento di essere giudicato da Yamaraj gli ha inflitto una pena che non era corretta secondo lui. Allora gli ha lanciato una maledizione e ha detto: "Ah, tu mi fai così". Allora ha detto: "Maledico a rinascere Sudra in Kali Yuga, sul pianeta Terra, alle soglie del Kali Yuga". Quindi Yamaraj è nato dal seme di Vyasadeva, ma non era considerato un Sudra perché la madre era una Sudrani, no? E a quel tempo in quelle dinastie contava molto il Gotra, eh? E quindi ha dovuto pagare il prezzo. Infatti, quando era a palazzo con Dhritarashtra e Duryodhana gli ha detto: "Tu che sei figlio di una Sudrani, cosa vuoi parlare? Sta zitto", no? E quindi ha dovuto pagare il prezzo, però alla fine ha trasformato questa maledizione in una benedizione, perché grazie a queste parole ha lasciato tutto. E se poi ha incontrato prima Uddhava e poi Maitreya Rishi, è stato grazie alla sua forza e al suo desiderio e alla sua volontà. Quindi noi siamo nati in Kali Yuga, figli di altro che Sudra, figli di Mlecha e Yavana, e abbiamo acquisito un sacco di desideri materiali e attività peccaminose. Ma entrando nella famiglia di Srila Prabhupada siamo stati adottati nella Chuta Gotra, e se ci sforziamo di comprendere questa filosofia, farla nostra e diffonderla agli altri, ma il modo per diffonderla agli altri è farla nostra. Come fai a diffondere agli altri qualcosa che non hai, no? Acintya Bheda Bheda Tattva, se vuoi che diventi tua, aiuta a diffonderla comunque, no? Come ieri eravamo in Harinam, e c'era chi era più esperto, magari ha più esperienza, più capacità, e c'è chi era alle prime armi. E comunque però si dava da fare per sostenere il Kirtan, l'Harinam a Genova. Per Krishna non c'era differenza. Per Chaitanya Mahaprabhu, sia che era più esperto a cantare o a danzare, anzi, forse ha un occhio ancora più di riguardo verso chi non ne ha le capacità, ma si sforza di unirsi al gruppo. Così, se noi ci sforziamo di diffondere questa conoscenza a chiunque incontriamo, allora diventiamo molto cari a Sri Chaitanya Mahaprabhu. E quando si diventa cari a Chaitanya Mahaprabhu, tutto viene rivelato, perché poi continui solo a studiare il Bhagavatam, la Bhagavad Gita, il Bhagavatam e Chaitanya Charitamrita, e lì hai il quadro completo di tutti gli universi materiali, tutti gli universi spirituali, e ti basta leggere e per vedere, altro che cinema, altro che fiction, altro che televisione. Non ti serve più, perché sei costantemente collegato con una visione meravigliosa e che corrisponde alla verità, mentre tutto il resto, nella migliore delle ipotesi, corrisponde alla verità relativa, ma mai alla verità assoluta. Quindi siamo molto fortunati. Bharata Bhumite Manusha Hoilaj. Abbiamo ricevuto questa forma di vita umana, siamo nati o siamo stati adottati in Bharata Varsha, adesso diventiamo bravi servitori e servitrici di Srila Prabhupada, e allora
possiamo diventare parte di questa predizione fatta da Sri Chaitanya Mahaprabhu, Prithivite Acheyati Nagaradigram Sarvatra Prachar Oibe Morana. Prithivite significa sul pianeta Terra, no? Allora Srila Prabhupada diceva il pianeta. E molti che non avevano la sua visione dicevano: no, ma Chaitanya Mahaprabhu, Prithivite, e in realtà voleva dire solo in India, no? E invece Srila Prabhupada ha detto: no, ma qui la traduzione Bhaktivinoda Thakur dice: no, qui la traduzione è in tutto il pianeta, Bhakti Siddhanta Sarasvati. Perché? Perché avevano questo desiderio di servire la causa degli Acharya, e allora Krishna dava loro la visione. Così noi dobbiamo capire che Prithivite per noi significa il luogo, si chiama Prabhu Data Desh, il luogo che ti viene dato dal maestro spirituale per diffondere la coscienza di Krishna. Per noi il nostro mondo è questo. Più ci adoperiamo per diffondere la coscienza di Krishna e più avremo una visione chiara anche di Karana Dakshay Vishnu, Garbha Dakshay Vishnu, Kshira Dakshay Vishnu e di tutto quello che ci circonda e una visione chiara del nostro futuro in coscienza di Krishna. Jai, grazie a tutti per l'attenzione. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai.